Ora, lo so che sono solo le 9 del mattino. Mamma mia, che l'hotel casereccio con ragù di selvaggina. Ma che ora è che apre? Mezzogiorno. Direi che ci fermiamo qua, aspettiamo che apra. Ciao ragazzi e ben ritrovati a un nuovo e affaticato video del canale. Altro giorno e altre escursioni in Valle d'Aosta. Siamo partiti da Valnontè o Valnontei. E stiamo salendo per il sentiero 18 verso il rifugio Sella. Sentiero che dal fondo valle sale abbastanza ripido e guaivo. Dovremmo infatti raggiungere i 2500 metri dai 1600 di partenza. Stai prendendo fiato? Sì, volevo fare una foto lì. Dal rifugio, che dovrebbe essere 2 ore e mezza per raggiungerlo, valutiamo anche se arrivare fino ai laghi di Lauzon o Luzon. Sappiatelo. Calpestare l'erba di questo prato è vietato. Non puoi calpestarla, gli danno da bere. È trattata benissimo qua l'erba dei pascoli, altro che. Ed eccoci al grande classico momento della svestizione dopo 10 minuti che siamo partiti. Spero che puoi anche andare avanti. No, preferisco aspettarti e dileggiarti. Acqua. Si vede che quello di oggi è un sentiero per un rifugio perché c'è un pelino di gente. In 1 ora e 3 quarti siamo saliti a quota 2300 metri, abbiamo lasciato il bosco e adesso inizia la seconda parte della salita su un versante molto assolato della montagna. Ma noi intanto stiamo all'ombra a raffrescarci. Ci stiamo riposando nell'ultimo cono d'ombra prima del rifugio. Prego, ci vada ad indicare dove dobbiamo salire adesso mentre io sto continuando a recuperare le mie residue forze. Beh, le vedi le nuvole lì in alto? Le vedi? C'è la tua testa in mezzo. Scusa, le vedi le nuvole là in alto? Sì? Bene, lì. Caspita. Cosa abbiamo raccolto sto giro? Una povera cuccinella No! che è pure caduta. Non ha preso il volo. Sta bene comunque, la vedo camminare. In questo canale non sono state maltrattate cuccinelle. Esatto. Avanti con la scenetta. Quanto ti manca secondo te? Previsione ottimistica 5 minuti, pessimistica 20, dai, dico 10. Bravo! Mamma! Brevissima pausa, rifugio Vittorio Sella, giusto per capire cosa farne nella nostra giornata. Abbiamo deciso di continuare sull'idea iniziale, quindi raggiungere i laghi di Lauzon o Lauzon, persiste il dubbio sulla pronunzia. Io ho anche accennato una proposta di raggiungere il Colle della Rossa a 3200 metri. Cassata È la tua stata proposta. cassata istantaneamente, visto che ci sarebbero stati altri 700 metri di dislivello da fare, oltre i 900 per raggiungere già il rifugio. Comunque voglio vedere i laghi. Oggi ce la prendiamo un po' più con calma.
siamo arrivati ai laghi. Tristemente c'è da dire che più che laghi è rimasta qualche pozza e qualche rigagnolo. Di acqua ce n'è gran poca anche qua. Noi adesso continuiamo a camminare un po' sulla vallata perché è comunque molto bella a prescindere dalla mancanza dei laghetti. Fantastico, qui abbiamo anche un ottimo ricovero completamente in pietra. Dai laghi abbiamo fatto un altro pezzo di questa spettacolare vallata e ci siamo fermati più o meno a quota 2650 metri, poi quando abbiamo visto che il sentiero iniziava a diventare un po' più sconnesso e soprattutto che iniziava a scendere bruscamente ci siamo fermati e abbiamo iniziato il sentiero di ritorno. Sarà il sentiero dell'andata a ritroso, quindi adesso ritorniamo al rifugio Sella e poi da lì al punto di partenza. Altro giorno, altra immersione in acqua freschissima. In 6 ore abbondanti e 18 km abbiamo chiuso questa bella escursione al rifugio Vittorio Sella e ai quasi laghi. Escursione sicuramente impegnativa per il dislivello e anche un po' per la lunghezza. Si cammina sempre su un comodissimo sentiero. Assolutamente spettacolare tutta la seconda parte dopo il rifugio con la vista sui ghiacciai e tutta la vallata. Con questo è tutto, vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link se foste interessati alla camminata. Vi ricordo di fare le vostre solite belle cose social, cioè iscrivervi al canale, cliccare mi piace, attivare la campanellina e seguirci su Instagram. E noi ci vediamo alla prossima escursione. Ciao!